Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Sorelle e fratelli carissimi, dopo le due feste con le quali abbiamo concluso il tempo pasquale, l'ascensione di Gesù al cielo e la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, dopo le due feste con le quali abbiamo aperto il tempo ordinario, la Santissima Trinità e il Corpus Domini, domenica scorsa il Vangelo ci ha condotti in un interno familiare, dentro una casa della città di Cafarnao, dove Gesù cominciava a parlare del Regno di Dio, ad annunciare il suo Vangelo. Lì Gesù fu oggetto di una manovra a tenaglia. Da una parte gli scribi venuti da Gerusalemme lo consideravano un indemoniato, dall'altra i suoi parenti venuti da Nazareth, con essi anche Maria Santissima, lo consideravano fuori di sé, impazzito. Sembrava proprio all'inizio della sua predicazione e della sua missione che Gesù avesse già esaurito il suo ruolo. Sembrava che non ci fosse nulla da fare. I scribi, i sacerdoti, i farisei avevano già deciso di ucciderlo, i parenti lo volevano riportare a casa. Eppure Gesù non si lascia prendere dallo sconforto e oggi, conducendoci all'aperto con le parabole che abbiamo ascoltato, invita anche me e ciascuno di voi a non lasciarci prendere dallo sconforto. La situazione non era semplice per lui, come non è semplice per noi. Era difficile e complessa per lui, come è difficile e complessa anche per noi. C'era una forte resistenza all'annuncio del Vangelo e del Regno di Dio per Gesù. C'è una forte resistenza all'annuncio del Vangelo e del Regno di Dio che siamo chiamati a fare noi oggi. Gesù continua la sua missione, anche noi dobbiamo continuare la nostra missione. Nel cuore dobbiamo avere la stessa speranza e la stessa gioia di cui parlava il profeta Isaia nel suo libro, quando, paragonando la parola di Dio e il suo annuncio alla pioggia e alla neve, diceva: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza effetto, senza aver penetrato la terra, senza averla fecondata e senza averla fatta produrre, così è della parola del Signore. Non tornerà al Signore senza effetto, senza aver prodotto ciò per cui il Signore aveva pronunciato quella parola, senza ciò per cui il Signore quella parola aveva detto». Per questo motivo le parabole di oggi ci aprono proprio al futuro, a una prospettiva
di speranza. Entrambe parlano di semi. Allora la prima caratteristica è che l'annuncio del Vangelo, l'annuncio del Regno, realtà così importante che per più di 100 volte il Vangelo ce la presenta, non sono un prodotto finito, non sono un frutto già bello maturo, sono un seme che ha bisogno di tempo per potersi sviluppare, che ha bisogno di un terreno che lo accolga, di cura perché possa crescere e solo alla fine porterà il frutto maturo. Quindi la prima caratteristica che ci deve riempire il cuore di speranza è che il Signore ci sta parlando di semi, ci sta parlando di inizi, sta aprendo con noi e per noi un cammino, come avrebbe detto Papa Francesco nella Evangelii Gaudium. Poi la speranza deve abitare il nostro cuore perché la forza di questo seme è enorme, come il contadino si fida del suo seme gettandolo nel terreno, così noi dobbiamo fidarci del Vangelo. Il contadino crede nella possibilità del seme di portare frutto e perciò lo affida alla terra. Allo stesso modo, noi dobbiamo credere alla possibilità del Vangelo di poter attecchire nel cuore delle persone, nel cuore delle comunità, nel cuore dell'umanità intera. Certo, il contadino non vede immediatamente i frutti della sua semina, devono passare i giorni e le notti, devono passare i mesi e le stagioni, deve passare l'inverno perché giunga la primavera e solo allora vedrà, come ci ha detto il Vangelo, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E come il contadino sa attendere con pazienza, così anche noi dobbiamo saper attendere con pazienza. Certo, se io e gli altri sacerdoti, facendo un'omelia, facendo una lectio divina, tenendo un incontro, facendo una catechesi, volessimo vedere immediatamente dopo i frutti, non potremmo che scoraggiarci. Certo che chi fra voi che sta vedendo questo piccolo brano volesse vedere i frutti di una catechesi, i frutti di un incontro, dovrebbe scoraggiarsi immediatamente, così come dovrebbero farlo gli insegnanti nelle scuole o i genitori nelle case. C'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di tempo e non è detto nemmeno che noi potremo vedere i frutti di ciò che abbiamo seminato. Gesù stesso nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni lo ricordava ai discepoli: c'è chi semina e chi raccoglie. Ma l'importante è seminare, l'importante è credere nella forza indescrivibile e indefinibile del seme, nella forza del Vangelo. Non possiamo lasciarci andare semplicemente allo scoraggiamento e allo sconforto, alle lamentele che spesso sentiamo. Sa, padre, mio figlio, dopo la cresima non vuole più andare in chiesa, perfino ha lasciato l'ora di religione nella scuola e quando si parla di futuro dice che lui non si sposerà mai, al massimo andrà a convivere. Non ci scoraggiamo, crediamo nel seme. E crediamo anche, ecco il terzo insegnamento, nel terreno. Non sempre i nostri cuori sono un terreno fertile, ce lo ricorda un'altra parabola famosissima, appunto quella del seminatore, in cui Gesù ci dice che nel cuore di ciascuno di noi si può trovare un terreno duro come la strada, un terreno pieno di pietre, un terreno pieno di spine. Ma si può trovare anche un terreno fertile che porta frutto ove del 30, ove del 60, ove del 100 per uno.
come il terreno di Israele non era un terreno molto fertile, anzi era molto sassoso, pieno di arbusti, di spine, di erbacce, e ogni metro di campo il contadino israelita se lo doveva quasi rubare alla roccia e a tutte queste altre cose, così è nel cuore dell'uomo. Forse è poco lo spazio di disponibilità all'annuncio del Vangelo, ma sarà sufficiente se noi confidiamo nella forza del seme e nella bontà del terreno. Fidiamoci anche del terreno. Potranno passare anni, ma se il Vangelo lo abbiamo annunciato, prima o poi i suoi frutti li porterà. C'è anche una quarta caratteristica di cui Gesù ci parla nelle sue parabole, e cioè che una parte del seme andrà sprecato. Una parte del seme non porterà frutto, ma questo non spinge il seminatore a seminare di meno, spinge il seminatore a seminare di più, a gettare a piene mani il seme nel terreno, proprio perché dove il terreno è buono possa recuperare il seme che non porterà frutto. E poi la seconda parabola, quella del granello di senape. Era proverbiale la senape nell'antichità come simbolo della piccolezza. E il regno di Dio, che invece gli ebrei aspettavano, era simbolo di grandezza. Ce lo ricorda il profeta Ezechiele nella prima lettura di oggi. Il Signore prenderà un ramoscello da un cedro del Libano. Il cedro era un albero che poteva raggiungere anche i 100 metri di altezza, e lo pianterà su un altro colle, cioè sul monte Sion, a Gerusalemme. E sul monte Sion, a Gerusalemme, questo ramoscello di cedro diventerà un cedro ancora più maestoso, ancora più grande, ancora più alto. Sotto i suoi rami gli uccelli del cielo, che erano il simbolo degli altri popoli, sarebbero venuti per trovare il loro rifugio e il loro riparo. Gesù invece parla della senape, di un seme piccolissimo, meno della metà di un chicco di grano, ma che ha una forza enorme. Nel primo anno della sua vita esso raggiunge anche 2 metri di altezza, in alcuni casi anche 3 metri. E Gesù ci dice che anche alla sua ombra verranno gli uccelli per potersi riparare, per trovare casa, per trovare rifugio. Allora è la piccolezza lo stile che noi dobbiamo far nostro, è l'umiltà della senape lo stile che noi dobbiamo far nostro, è la grandezza dell'amore incondizionato e del servizio gratuito quello che il Signore ci chiede di portare avanti, non il potere, la forza, la violenza che invece porta avanti la mentalità di questo mondo. È qui che risiede la forza del Vangelo, è questo che noi dobbiamo costruire con le nostre parole e con la nostra vita, annunciando e testimoniando il Vangelo di Gesù con lo stile che Lui ha fatto proprio. E nel Vangelo, avviandomi alla conclusione, voglio presentarvi questa figura. Nel Vangelo abbiamo un uomo di questo genere, Zaccheo, il quale a Gerico era invidiato da tutti per la sua ricchezza, temuto da tutti per il suo potere, eppure era infelice, non aveva trovato il senso della sua vita, andava in cerca del perché vivere, del per chi vivere, finché non incontra Gesù. Finché Gesù non si autoinvita nella sua casa, lì Zaccheo scopre l'amore per il prossimo, in modo particolare per i poveri, ai quali destina la metà dei suoi beni.
Lì Zaccheo scopre l'amore per la giustizia, restituendo 4 volte tanto a chi aveva defraudato, e in questo modo ha trovato la sua gioia, la sua riuscita nella vita. Allo stesso modo, anche per noi sarà così, nella misura in cui ci metteremo a disposizione dell'amore, nella misura in cui ci metteremo a disposizione del servizio, per costruire l'uomo nuovo, per costruire la società nuova, la nuova umanità.